27 anni ininterrotti a guida leghista. Siamo a Cittadella, roccaforte veneta del Carroccio. Qui, alle ultime elezioni regionali, Luca Zai ha vinto con il 77,13%, con il 34% della Lega di Salvini e il 31% della lista Zaia. La Lega, una volta era la Lega che cercava di fare gli interessi dei veneti, e adesso invece la Lega fa gli interessi Ha già 3 anni, 1200 giorni che aspettiamo per l'autonomia del Veneto, la Lega. Perché Salvini deve stare sul mare grande e nuotano tutti. E quindi vi sentite un po' traditi? Un po' sì. Eravamo stati qui nel 2016 quando il sindaco aveva listato a lutto le bandiere nel ricordo del referendum che ha annesso il Veneto all'Italia. Io sono in Lega dal 1991. Era una Lega che era abituata, no, ad andare in giro nelle piazze, abituata ad attaccare i manifesti, cercava di entrare nel mondo politico locale. Adesso è diventata una Lega di governo, una Lega che per fortuna negli anni ha governato bene non solo a Cittadella, ma penso che il Veneto sia uno degli esempi più importanti. Difendiamo la pace e la libertà. Noi abbiamo fatto grandi battaglie qui, siamo partiti naturalmente dalla battaglia del nord, quindi la secessione, quindi ci aspettiamo però che Draghi, essendo anche di origine padovana e veneta, la sua famiglia capisca e sappia che nel suo DNA ha anche questo. Perché come nuova generazione di Lega mi sento anche molto europeista, non devo dire di no. Però mi sento anche molto veneto e quindi questa è una lotta interna difficile da vincere. Ma non è un po' un tradimento del leone di San Marco, di quello che si era detto sull'euro, l'Europa, eccetera, eccetera? È una cosa momentanea. Nel senso che bisogna fare in questo momento di necessità virtù. A pochi chilometri di distanza il comune di Tombolo, città dei commercianti di bestiame. Anche qui il Carroccio è di casa e sembra voler voltare pagina. Buongiorno. La mascherina in tema. Mascherina. Il leone di San Marco. Esatto, 16° reggimento Treviso. Le nostre basi storiche sono molto presenti ed è, insomma, ad esempio con Zaia, tutto quello che ha fatto nel referendum per l'autonomia. Bandiera? Bandiera, Salvini, tutto. Questa è storica? Sì, ricorda Bossi? Sì. Bossi, ho fatto ieri a Tombo i Bossi. Ah sì? Adesso sta succedendo che quello che fa Salvini in questo momento noi siamo tutti d'accordo. Noi siamo partiti come padani, è giusto essere allargati. In questa maniera abbiamo anche la possibilità di essere dentro al governo, che è cosa non da poco. Mi sembrava strano che non ci fosse una bandiera. La rappresentiamo. La storica bandiera questa anche. Sì, la prima.